dall'informatizzazione, dalla definizione delle infrastrutture, dalla semplificazione della burocrazia. Se noi facciamo seriamente queste tre cose, le nostre imprese diventeranno più competitive sui mercati globali. La seconda osservazione riguarda il lavoro in questo paese. Noi abbiamo troppo lavoro sommerso, ancora oggi abbiamo troppo lavoro sommerso, che incide in maniera negativa in tutti i nostri calcoli, ma anche incide in maniera negativa sulla vita di questi disgraziati che poi non avranno una pensione. E in questo lo dico con grande rispetto per chi ne ha diritto, nel senso che ha diritto a un'assistenza, il reddito di cittadinanza e quanto di più sbagliato possa esserci per intervenire su questo, perché non incentiva il lavoro e in particolare al sud, se andate a cercare tra i ristoratori, tra chi adesso deve ripartire nel settore turistico, vedrete che vi diranno: guardate, abbiamo difficoltà a trovare personale perché siamo poco competitivi con il reddito di cittadinanza. Quindi noi abbiamo bisogno di fare un intervento strutturale su questo strumento se vogliamo far ripartire il lavoro. La terza osservazione è banale: noi possiamo prorogare all'infinito il blocco dei licenziamenti, non potremo mai inserire il blocco dei fallimenti, quindi bisogna trovare modalità per cui i lavoratori in esubero abbiano la possibilità di essere accompagnati con strumenti di cassa integrazione che va potenziata, ma anche con strumenti di ricollocazione, perché quei dati drammatici che voi ci facevate vedere ci dicono che noi dobbiamo pensare alla ricollocazione di persone che vengono espulsi da settori economici che vengono riorganizzati e che devono avere la possibilità di fare altro.